19 giugno 1988, circuit di Detroit. È il sesto appuntamento del calendario di Formula 1 e sotto il caldo torrido del circuito del Michigan sta per andare in scena un vero e proprio miracolo. In questa gara fondamentale c'è in gioco il futuro di un piccolo team di Faenza, la Minardi, che sta cercando disperatamente di poter rimanere in quel mondo dominato dagli ingenti capitali che le banche e gli sponsor investono nei soliti marchi che stravincono ormai da anni. A tenere a galla questa piccola scuderia sarà un'ex promessa della Formula 1, che ormai 27enne si accinge a tornare a guidare una Formula 1 per cercare di riguadagnarsi la fiducia perduta da quel mondo che fagocita e butta via senza pietà decine di giovani talenti ogni anno. Pierluigi Martini. Per capire tuttavia il motivo dell'importanza di questa gara bisogna fare un passo indietro di qualche anno. 1985. Giancarlo Minardi, dopo anni di esperienza in Formula 2 e oltre 12 mesi di sviluppo della sua nuova vettura motorizzata Alfa Romeo, è pronto a fare il grande salto in Formula 1 con il suo omonimo team Minardi. Tuttavia, come la storia ci insegna, non tutto va come previsto. Ed infatti, a distanza di pochissimo tempo, l'Alfa Romeo annuncerà il suo ritiro ufficiale dalla Formula 1 per la stagione 85, costringendo Minardi a cambiare motore a progetto quasi ultimato. E, come se non fosse abbastanza, ad Alessandro Nannini, ovvero il pilota ufficiale per quella stagione con Minardi, il quale aveva percorso più di 2000 km di test, non verrà concessa la superlicenza per correre in Formula 1. A questo punto Minardi si troverà costretto a trovare un nuovo motore e un pilota sostitutivo nei pochi mesi rimanenti prima dell'inizio della stagione. Per il motore, Minardi troverà un accordo con la Motori Moderni per la fornitura di V6 Turbo, mentre come pilota deciderà di puntare sul promettente Pierluigi Martini. Vincitore della Formula 3 europea nel 1983, ma che nel 1984, non riuscendo a trovare un sedile in Formula 3000, salirà su una vettura di Formula 1 per sole due sessioni di prequalifiche, entrambe terminate anzitempo per problemi alle turbine. Insomma, la stagione 85 di Minardi e Martini non sarebbe stata una passeggiata ed infatti la stagione d'esordio di Pierluigi si concluderà con 0 punti, risultato dovuto sia dall'inesperienza di Pierluigi alla sua prima stagione in Formula 1 che dall'inaffidabilità dei sopravvalutatissimi V6 Turbo della Motori Moderni, decisamente pesanti, inaffidabili e sottopotenziati. A fine stagione la colpa tuttavia verrà addossata quasi interamente al debuttante italiano, che si vedrà licenziato in tronco per salvare la reputazione di Minardi e per assicurare i sempre più preoccupati sponsor. E Minardi gli venne molto più facile sostituire il pilota che perdere gli sponsor. Passano ben 3 anni e sia la carriera di Martini da pilota che quella di Minardi da team manager non stanno proseguendo nel migliore dei modi. Martini nell'86 e nell'87 correrà in Formula 3000 disputando stagioni e risultati alterni, mentre Minardi nello stesso periodo, nonostante l'ingaggio di un pilota esperto come De Cesaris, passaggio alle Goodyear e ben 3 anni di sviluppo dei V6 della Motori Moderni, in 3 anni non è ancora riuscito a conquistare nemmeno un punto in Formula 1. È proprio in questo periodo che i due tornano in contatto all'inizio della stagione 88. Minardi ha bisogno di un collaudatore di esperienza per sviluppare una nuova vettura equipaggiata col ben più affidabile V8 Cosworth aspirato e decide di richiamare Martini, che ancora impegnato nel campionato di Formula 3000, decide di cogliere l'occasione tanto attesa di tornare a guidare una vettura di Formula 1. Martini inizia così lo sviluppo della nuova Minardi M188, ma fin dai primi test si capisce che la vettura è nata male, difficile da assettare e imprevedibile. Nonostante queste non esaltanti premesse, il team è fiducioso. Fiducia che svanisce dopo solo poche gare dal campionato, doppio ritiro alla prima gara, 16esima e 11esima alla seconda, e nelle 3 gare successive Campos non riesce neanche a superare le prequalifiche. Gli sponsor sono infuriati e minacciano di abbandonare il team a neanche metà campionato. È a questo punto che viene chiesto a Minardi una risposta di orgoglio: dovrà conquistare i primi punti alla gara successiva, ovvero a Detroit, altrimenti addio sponsorizzazione. L'impresa è tutt'altro che semplice. Bisogna ricordarsi infatti che fino al 2002 i punti in Formula 1 venivano conquistati solo dai primi 6 arrivati al traguardo. Di conseguenza era molto più difficile ai tempi conquistare punti dalle piccole squadre di metà classifica, ma ormai il dado è tratto e Giancarlo Minardi non può fare altro che giocarsi il tutto per tutto. Per prima cosa decide di licenziare Campos per tranquillizzare gli sponsor e si gioca il suo asso nella manica, promuovendo Martina pilota ufficiale. A lui viene dato il difficile compito di tenere in vita la scuderia. Oltre che ai problemi citati prima, però, l'impresa è particolarmente ardua a partire proprio dal circuito. Detroit è un circuito cittadino americano sul quale si corre d'estate e questo significa 3 cose. Poco grip, dovuto all'asfalto cittadino pieno di buche, dislivelli, tombini, ma soprattutto presenza di asfalti differenti su cui passano giornalmente migliaia di automobili. Caldo, che mette a dura prova gomme, motori, cambi, sistemi di raffreddamento, ma soprattutto i piloti.
ed infine una pista stretta con pochissime vie di fuga e guardrail a pochi centimetri dal limite della pista, che in Formula 1 si traduce in incidenti e macchina a muro per ogni piccolo errore. Non è un segreto infatti che in queste gare cittadine il numero di ritiri in gara superi facilmente il 50% delle vetture. Nel 1987 infatti a Detroit ben 14 macchine su 26 non riuscirono ad arrivare al traguardo. Insomma, alla vigilia del GP di Detroit il destino della scuderia faentina sembra già scritto. Inizia il weekend americano il venerdì con le prove libere. La Minardi di Martini tuttavia non riesce a fare meglio di un 24esimo posto a 4 secondi dal primo. La giornata non sembra aver ribaltato i pronostici. Al sabato con le qualifiche Martini riesce a fare un mezzo miracolo, piazzando la sua Minardi in 16esima posizione, riflando un secondo e 6 al suo compagno di squadra che sprofonda in 26esima posizione. Questa qualifica dà un po' di respiro alla Minardi, ma l'impresa è tutt'altro che compiuta. Ci si giocherà tutto domenica sul passo gara e sull'affidabilità. Si arriva così al giorno della gara. Come era intuibile, le prime file sono occupate dalle solite scuderie, McLaren, Ferrari, Williams e la sorpresa di quella stagione, Benetton. Parte così il Gran Premio di Detroit. Senna scatta bene al via e guida la corsa, dietro di lui Berger ed Alboreto lo inseguono. Prost, partito male, viene passato da Boutsen, che conquista il quarto posto con la sua Benetton. Intanto, nelle retrovie, Martini perde due posizioni al via, mentre uno scatenato Gugelmin fa un sorpasso all'esterno da straccio di licenza su René Arnoux su Rial. Non finisce nemmeno il primo giro che Palmer deve subito fermarsi ai box per un contatto. Riprenderà la gara poco dopo con un considerevole distacco. Fino al quarto giro le posizioni rimangono invariate, con Senna dietro le due Ferrari, con Prost ritornato al quarto posto davanti alle due Benetton. Intanto Johnson, al secondo giro, si ritira per problemi di surriscaldamento. All'inizio del quinto giro Prost decide che è il momento di accelerare e prima supera Alboreto. Poi mezzo giro dopo, recuperando quasi 2 secondi, passa anche Berger con una facilità disarmante. Poco dopo, l'ottima gara di Berger si conclude bruscamente causa foratura di una gomma. Al giro 7, mentre Boutsen supera Alboreto, si verifica un altro ritiro, questa volta rottura di motore per l'ausella di Larini. Passano altri due giri e Nannini prova a fare un sorpasso alla Häkkinen. Fortunatamente per lui c'entra in pieno Alboreto, che sarà costretto ad una lunga rimonta. Per vedere inquadrato Pierluigi bisognerà aspettare il giro 12, dove si ritrova in un gruppetto di metà classifico guidato da Arnoux su Rial, al 12esimo posto, seguito dal nostro Martini, Caffi su Osella e Bailey su Tyrrell. Martini, al giro 14, giusto per ricordare di che passa sia fatto, decide di passare all'esterno Arnoux alla prima curva. Dopo 14 giri, Martini si trova a meno 6 posizioni dalla zona punti. Ed è proprio da questo sorpasso di orgoglio che inizia la rimonta di Martini. Giro 14. Piquet sul Lotus è in evidente difficoltà con le gomme e sta rallentando. Gugelmin su Leighton House lo raggiunge ma non riesce a superarlo velocemente, facendosi riagganciare dal gruppetto guidato da Martini. Giro 15. Nannini in quarta posizione e Strife in settima si ritirano per problemi meccanici. Strife tuttavia, perdendo potenza di colpo, viene quasi centrato da Piquet, che per evitarlo sacrifica l'uscita di curva, facendosi superare prima da Gugelmin e poi da Martini, che passa così in nona posizione a meno 3 dalla zona punti, in un solo giro. A fine giro pure Shiver si ritira per problemi al motore, al momento si trovava in undicesima posizione. Giro successivo, lungo di Warwick che si trovava in settima posizione, ripartirà a 14esimo, meno 2 dalla zona punti. Al 18esimo giro, un altro colpo di scena, Mansell rompe il motore, Martini ha meno 1 dalla zona punti. Nonostante ciò, ha poco di cui rallegrarsi, dato che da più di 5 giri sta lottando con uno scatenato Caffi su Dallara che cerca in ogni modo di superarlo. La gara procede senza sostanziali cambiamenti fino al giro 24, dove l'unico brivido lo regala Warwick, che va in testa coda ritirandosi. Ma è al giro 26 che finalmente la gara per Martini si sblocca. La Williams di Patrese, fino a quel momento autore di un'ottima gara, si rompe e Martini è finalmente a punti. Da questo momento in poi la gara si trasformerà in una mattanza di vetture. Ben 13 si ritireranno dal giro 26 al giro 63. Quasi una vettura ogni 3 giri. Addirittura dal giro 34 Martini guiderà il GP al quinto posto a seguito del ritiro di Gugelmin, ma uno scatenato Palmer su Tyrrell, ripartito ultimo dopo il primo giro, gli toglierà la soddisfazione di conquistare i due punti ridati. Ma non importa, Martini riuscirà infatti a concludere in sesta posizione il GP, togliendosi pure lo sfizio di sdoppiarsi di un giro dal leader della corsa Ayrton Senna. Con la conquista del suo primo punto ridato in Formula 1, Minardi riuscirà a non perdere le sue preziosissime sponsorizzazioni e concluderà la stagione 88 senza problemi finanziari. Grazie a questa impresa, la Minardi riuscirà a rimanere in Formula 1 per i successivi 17 anni, guadagnando altri 46 punti ridati, facendo esordire, tra le altre cose, piloti del calibro di Jarno Trulli, Marc Genet,
Mark Webb, Giancarlo Fisichella ed un certo Fernando Alonso. Anche per Martini questa gara segnerà un nuovo inizio proprio con Minardi, che lo porterà a correre in Formula 1 fino al 1995, per poi concludere la sua lunga carriera nel campionato Endurance, dove si toglierà pure la soddisfazione di vincere Le Mans nel 99. Insomma, la gara di Detroit è stata sicuramente una sliding door fondamentale per la Formula 1, che era giusto non venisse dimenticata, per ricordare a tutti che in Formula 1 ciò che conta veramente è la passione, e sicuramente il team Minardi nei suoi 20 lunghi anni in Formula 1 lo ha dimostrato ampiamente, superando i limiti di budget, di motore e alle volte pure dei suoi stessi piloti.